Quarto canto della Divina Commedia dell'Inferno, quarto canto dell'Inferno della Divina Commedia, facile facile per voi. Allora, abbiamo lasciato Dante e Virgilio sulla barca di Caronte. Dante era svenuto perché c'era stato un terremoto fortissimo che gli aveva provocato paura al punto tale da farlo svenire. Questo canto inizia con Dante che si risveglia dal rumore, viene svegliato dal rumore di un tuono potentissimo che lo fa risvegliare di colpo. E subito comincia con gli occhi a cercare di capire dove si trova. E vede innanzitutto che si trova in un posto nebbioso, cioè c'è molta nebbia. L'atmosfera di questo canto è radicalmente diversa dall'atmosfera del canto precedente, in quanto nel canto precedente abbiamo visto che c'era buio, c'erano strilla, urla, anime che bestemmiavano, c'era un demone Caronte. Qui invece diciamo che è un'atmosfera di velata tristezza, di malinconia, e questa nebbia serve appunto a creare questa, diciamo, questa atmosfera. Ci troviamo nel limbo. E il limbo è il posto dove sono puniti coloro che non hanno una vera e propria colpa, se non quella di essere morti senza il battesimo. Quindi ci sono i bambini che sono morti senza battesimo e ci sono tutti coloro che sono nati prima del cristianesimo e che quindi non sono stati battezzati. Ora, Virgilio dice a Dante: presto andiamo, che di strada ne dobbiamo far tanta. Ora io ti porterò per questo primo cerchio. Ma mentre dice queste parole, Virgilio è bianco in volto e Dante prende questo suo biancore, questo suo pallore in volto come un segno di paura. E Dante si rivolge a Virgilio e gli fa: Maestro, ma io come faccio a stare tranquillo se tu hai paura e mi devi fare da scorta? Virgilio spiega: La mia non è paura. Questo pallore che tu hai visto è tristezza, è malinconia, perché appunto io ti sto portando nel limbo, gli spiega appunto qual è la pena che hanno i dannati del limbo, che poi in realtà non è neanche una vera e propria pena nel senso non corporale, loro semplicemente sono lontani da Dio e hanno la voglia di uscire da questo limbo, ma sanno che non ne usciranno mai. Quindi la loro pena sostanzialmente è questa. E Virgilio appunto spiega a Dante che le anime che sono lì sono punite per questo non peccato, tra virgolette. E Dante si accorge che di anime ce ne sono tantissime, e riconosce anime di bambini, anime di donne e anche anime di uomini. Passando in mezzo a queste anime, Dante sente che queste anime non urlano, non bestemmiano, ma sospirano. Fanno dei sospiri talmente forti, talmente potenti, che appunto caricano di tristezza l'ambiente e lo stesso Dante diventa molto triste. Anche perché Virgilio gli dice che anche lui, essendo nato prima di Gesù Cristo, e quindi non es essendo morto senza battesimo, fa parte di quel luogo. Quindi Virgilio, diciamo, è malinconico proprio perché sta portando Dante nel posto dove lui sta scontando la sua pena. Quindi, strada facendo, camminando, Dante continuano a parlare e Dante fa una domanda a Virgilio, gli dice: Virgilio, da qui è mai uscito qualcuno che poi è diventato beato? Ora, la domanda di Dante è una domanda un po' così generale, ma lui punta a qualcosa di specifico. Virgilio si accorge di questo suo parlare nascosto e gli spiega che poco tempo dopo che lui era morto e che quindi si trovava nel limbo, scese dal paradiso un uomo possente con un segno di vittoria. Questo uomo possente con il segno di vittoria è Gesù Cristo, che appena morto scende all'inferno per prendere tutte le anime dei patriarchi, quindi di Abramo, di Noè, di Adamo, di Abele. Di tutti i patriarchi nati prima, ovviamente, di Gesù Cristo, di Mosè, lo stesso Mosè, li prende e li porta in paradiso. E Virgilio gli spiega che prima di questo evento, un evento del genere non c'era mai stato, e dopo questo evento non si ripeterà mai più. Quindi loro non hanno più speranza di uscire dal limbo, queste anime, ecco la loro punizione, la loro tristezza. Continuando il viaggio, Dante si accorge che
che al centro di questo cerchio nebbioso c'è un punto illuminato e un po' più rialzato, diciamo. E Dante chiede a Virgilio che c'è in quel, perché quel punto è illuminato, perché è le anime che sono lì sono trattate diversamente dalle altre. Virgilio gli spiega che lì ci sono coloro che in vita furono famosi, tra virgolette, diciamo così, gloriosi, ecco, che la loro gloria è arrivata fino al cielo e il cielo, diciamo, come piccola ricompensa li pone in questa situazione diversa, ecco. E continuando a camminare, diciamo che questa è una specie di VIP lounge, una cosa del genere. Continuando a camminare, Dante vede venire verso di sé, verso loro due, vede venire quattro anime. Ora, questo incontro con queste quattro anime è, diciamo, il punto focale del racconto di questo canto. Queste quattro anime sono quattro anime di quattro poeti, e Virgilio gli dice, gliele indica, gli fa: guarda, guarda quello lì, il primo che viene avanti a tutti, che ha una spada in mano e che è praticamente, tra virgolette, diciamo, il capo, il leader di questo gruppetto, è il poeta Omero, il più alto tra tutti i poeti considerato da Dante. Insieme ad Omero ci sono Ovidio, Orazio e Lucano. Ora, questi tre, quattro poeti, Omero, Ovidio, Orazio e Lucano, più Virgilio, sono i poeti dal quale Dante attinge per scrivere la Divina Commedia. Quindi è come se Dante stesse dicendo al lettore: ora vi presento coloro che mi hanno aiutato in quest'opera, a scrivere quest'opera. Questi venendo, queste quattro anime venendo verso Dante e Virgilio, elogiano Virgilio dicendo che appunto il gran poeta è tornato nel posto d'inferno in cui sta, e sono contenti di rivederlo. Virgilio si fa incontro a questi, lascia Dante e si fa incontro a questi quattro poeti e diciamo tutti e quattro parlottano. E a un certo punto Virgilio si gira sorridendo verso Dante e gli fa cenno di venire. Questo è un momento molto importante e simbolico, in quanto Dante riconosce a se stesso la sua grandezza, riconosce a se stesso di essere sommo e di poter stare in mezzo a questi grandi poeti. E diciamo, è come se Dante ci dicesse: io sono della stessa stoffa, la mia poesia è alta quanto la poesia di questi grandissimi poeti. E così tutti insieme, Dante è felice ovviamente di essere accolto in questo gruppetto, e tutti insieme, tutti e sei, si avviano verso la parte illuminata che abbiamo descritto prima. Arrivando vicino a questa parte illuminata, Dante si accorge che in realtà dentro, diciamo, questa parte, dentro questa luce c'è un castello. Questo castello è protetto da delle mura, è cinto da sette cinta di mura, appunto, e da un fossato con dell'acqua che gli gira intorno, come tutti i castelli medievali. Passano sia il fossato dell'acqua sia le sette mura e arrivano in un punto. Qui l'atmosfera cambia ancora più radicalmente perché la scena è illuminata, diciamo così. E c'è un prato verde. Ora Dante si mette ed è pieno di anime, anime con lo sguardo fiero, perché appunto abbiamo detto che sono persone che in vita sono state fiere. E Dante si mette nel punto, Dante e la sua compagnia si mettono nel punto più alto di questo prato, proprio perché Dante vuole vedere più gente possibile, riconoscere più gente possibile. E comincia a riconoscere innanzitutto i condottieri, riconosce Elettra, che è diciamo, la progenitrice della stirpe troiana, poi riconosce Ettore, riconosce Enea, riconosce Giulio Cesare, fino a riconoscere anche un po' distante il Saladino, quindi tutti uomini di grande valore. E poi passa a descrivere i filosofi. Tra questi vede Aristotele, che lui lo considera il più grande. Vicino a lui ci sono Socrate e Platone. Troviamo un po' tutti i filosofi greci, quindi troviamo Democrito, Talete, Ippocrate, fino ad arrivare ai filosofi latini, tra cui Seneca, che lui chiama il moralista, ecco. Ora Dante ci dice che per descrivere tutti quelli che hanno visto ci vorrebbero molte molte pagine, ma lui non può dedicargliele perché deve andare avanti con il suo racconto. Infatti il racconto va avanti con questa compagnia di sei persone che si divide di nuovo in due, quindi i quattro poeti che abbiamo visto arrivare prima
rimangono nel limbo in cui sono, e Dante e Virgilio continuano il loro cammino uscendo dalla parte, dalla zona illuminata, e Dante appunto dice che si ritrova in un punto dove non c'era luce, un punto buio, e così finisce questo canto.